98, 99, 100. Papà caro, dove sei? Sono qui, posso vederti. Mamma cara, dove sei? Sono qui vicino alla tua scarpa. Ehi! Tana! Sorellina, dove sei? Sono qui, vicino a te. Fratellina, dove sei? Sono qui, vuoi un indizio? Bimbo mio, dove sei? Stiamo tutti andando allo zoo. Ci abbracciamo, ci vogliamo tanto ben. Mamma, papi e tutti gli altri tanto tanto ben. Mamma, ho la bubu, bubu, bubu. Mi son fatto male proprio qui. Ouch! Diamoci dell'acqua, acqua, acqua. Perché la mettiamo? Pulisce o sì? Ti voglio bene. Anche io. Papà, ho la bubu, bubu, bubu. Ho male proprio qui, anzi un po' più su. Usiamo un po' di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Perché usiamo il ghiaccio? Non crescerà. Ecco una benda, benda, benda. Ecco un bacin. Amore, meglio è. Sì, papà, molto meglio. Grazie. Ti voglio bene. Anche io. Tagliato il ditino. Ah, una bubu, c'è sangue. Avvolgiamo in una stoffa, stoffa, stoffa. E premiamo sopra senza sosta. Ecco una benda, benda, benda. Ecco un bacino, ora come va? Molto meglio, grazie mamma. Oh amore, ti voglio bene. Anche io!
così bello sentir che va meglio. Ora ecco qui un bacio per te. Grazie papà. Ti voglio bene. Anch'io. Controlliamo le bubu, bubu, bubu. Wow, niente bubu, ora come va? Ci sentiamo bene, molto bene. Mamma e papà, grazie alla vostra bontà. La 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 la. C'erano una volta tre begli orsi dentro ad una foresta. Il papà, la mamma e il piccolo orsetto mangiavano il porridge in fretta. È troppo caldo. Ringhiò papà orso, andiamo a camminare nel bosco. Ecco che Riccioli d'Oro arrivò trovando la loro casa. Bussò, bussò, nessuno arrivò, così entrò in cucina. Che profumin! E col cucchiaio mangiò senza permesso. Il porridge dell'orso caldo è. Il porridge dell'orso freddo è. Ma quello dell'orsetto è perfetto, è perfetto, è perfetto. Quando lei si riempì a dover, stanca un po' si sentì. Nel salotto lei poi guardò e tre poltrone trovò. Sembrano così comode che lei poi ci salì. Quella dell'orso è dura, no! Quella dell'orso è troppo morbida. Quella dell'orsetto è perfetta, è perfetta, è perfetta. Quando poi lei si sedette, la poltrona si distrusse. Allora andò di sopra e trovò tre bei letti in cui dormire. Erano invitanti e così in quello più grande lei finì. Il letto dell'orso che duro è. Quello dell'orsa troppo morbido è. Ma quello dell'orsetto è perfetto, è perfetto, è perfetto. Riccioli d'Oro si addormentò e i tre orsi ritornarono. Pirono che c'era qualcuno non appena entrarono. Qualcuno ha mangiato il mio porridge. Io papà. Qualcuno ha mangiato anche il mio, disse mamma. Qualcuno ha mangiato il mio porridge. Urlò l'orsetto. Ora non c'è più, ora non c'è più. Entrarono nel loro salotto. Cosa pensi abbiano visto? Qualcuno si è seduto qui. Qualcuno si è seduto qui. Qualcuno si è seduto qui. E l'ha rotta così, l'ha rotta così. Nella loro camera cosa pensi abbiano visto? Qualcuno ha dormito qui. Papà. Qualcuno ha dormito qui, disse mamma. Qualcuno ha dormito qui. Urlò l'orsetto. Ed eccola qui, ed eccola qui. Riccioli d'Oro si svegliò e subito vide i tre orsi. Lei gridò aiuto, saltando giù, correndo via senza opporsi. Giù dalle scale, fuori dalla porta, lei non si vide più. I tre orsi non capirono, ripararono e risistemarono il resto del porridge. Poi mangiarono. Questa è la storia dei tre orsi. Yeah! No, 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 no. Perché rispondo sempre no, 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 no. Mamma, noi andremo da Tommy, sai. Noi
vorremmo tanto andare. Non faremo tanto tardi se ci lascerai. Scusa, ma vi dico no! Ah? No! Ah. No, no! Per favore! No, no! Perché? Perché domani c'è scuola e no! E no! E no! Papà, possiamo avere un'altra fetta, dai! Amiamo il cioccolato, sai! Ne mangeremo solo un boccone, dai, ok! Scusate, ma vi dico no! Ah? No! Oh, no, no! Per favore! No, no! Perché? Mangiate troppo zucchero! Oh no! Oh no! Perché siete picci? Non decidete voi! Quando crescerete, capirete tutto poi! Possiamo guardare la TV ancora un poco, dai. Mamma, c'è il mio programma preferito. Un episodio ancora e poi andremo a letto. La nostra risposta è no! Ah? No, 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 no. Perché rispondo sempre no. No, 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 no. Per favore! No! Ehi, Gigi, che stai leggendo? Sta leggendo Cinque scimmiette saltavano sul letto. Lo adoravo quando eravamo piccoli. Posso leggerlo con te? Certo! Cinque scimmiette saltavano sul letto. Una è caduta battendo il cervelletto. Oh no! Chi chiama il dottore e il dottore ha detto: non far più saltare le scimmiette sul letto. Quattro scimmiette saltavano sul letto. Una è caduta battendo il cervelletto. Oh no! Chi chiama il dottore e il dottore ha detto: non far più saltare le scimmiette sul letto. Far più saltare le scimmiette sul letto. Due scimmiette saltavano sul letto. Una è caduta battendo il cervelletto. Oh no! Chi chiama il dottore e il dottore ha detto: non far più saltare le scimmiette sul letto. Saltava sul letto, poi è caduta battendo il cervelletto. Oh no! Chi chiama il dottore e il dottore ha detto: rimetti tutte le cinque scimmiette nel letto. Da tutte le parti devi guardare. Guarda a sinistra, a destra e poi aspetta il verde prima di andare. Sì! Rosso è stop, giallo è piano. Con il verde invece andiamo. Rosso è stop, giallo è piano. Con il verde andiamo. Rosso stop, giallo piano, verde andiamo. Hey! Prima di attraversare
la mano vi dovete dare. Andar sempre con un amico è il modo migliore. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde invece andiamo. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde andiamo. Rosso stop, giallo piano, verde andiamo, andiamo. Quando vedi il giallo no, non correre si sa. Se ti fermi un attimo, poi il verde tornerà. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde invece andiamo. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde andiamo. Se vedi qualcuno che può aver bisogno di te, vai lì e aiutalo ad attraversare. Giusto! Rosso è stop, giallo è piano, con il verde invece andiamo. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde andiamo. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde invece andiamo. Rosso è stop, giallo è piano, con il verde andiamo. Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone Topolino. Passeggiando per i boschi, Topolino svegliò un leone. Si è infuriato e l'ha catturato. Topolino era spaventato. Gli ha detto: se mi lasci andar, un giorno ti saprò ricompensar. Se mi chiami sarò lì, puoi contar su di me. Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone Topolino. Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone Topolino. Leone disse: tu piccoletto, per me che potrai fare? Sai una cosa, mi hai divertito, allora ti lascio andare. Grazie! Il giorno dopo il leone andava passeggiando verso casa, ma proprio sulla strada una trappola lo aspettava. Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone Topolino. Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone Topolino. Topolino sentì un ruggito e corse a controllare. Vide il leone e con un morso lo riuscì a liberare. Il leone disse: ho sbagliato a ridere di te. Anche se sei piccino, grazie a te son libero. Leone Topolino, Leone Topolino, ora sono amici. Leone Topolino, Leone Topolino, Leone Topolino, ora sono amici. Leone Topolino, Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone Topolino. Leone Topolino, Leone Topolino, questa è la storia di Leone e Topolino. Andiamo al parco giochi, a correre, giocare, saltellare. Andiamo al parco giochi, andiamo al parco giochi, andiamo tutti insieme, non mancare. Thank you.
Soffierò via la tua casa. Soffia, 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 soffia. Ora soffierò via la tua casa finché non c'è più. Oh no! Disse il lupo. Fammi entrare tu, porcellino. Fammi entrare lì al caldino. Non ci penso proprio, ma non lo so. No, 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 no. Ah, è così? Ora butterò giù la vostra casa. Giù andrà giù, giù andrà giù. Ora butterò giù la vostra casa finché non c'è più. Oh no! Corriamo! Disse il lupo. Fammi entrare tu, porcellino. Fammi entrare lì al caldino. Non ci penso proprio, ma non lo so. No, 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 no. Ah, è così? Ora butterò giù la vostra casa. Giù andrà giù, giù andrà giù. Ora butterò giù la vostra casa finché non c'è più. Buona fortuna! Disse il poliziotto.
Ma che sei matto? Non si fa! Non si fa! Disse il poliziotto. Ma che sei matto? No, non si fa! Questa era la storia dei tre porcellini. Tre porcellini, tre porcellini. Questa era la storia dei tre porcellini di tanto tempo fa. Di tanto tempo fa. Di tanto tempo fa. Ehi ragazzi, avete mai pensato a cosa farete da grandi? Sì, un sacco di volte. Forse un paio di volte. Beh, ci vuole ancora tantissimo tempo prima che saremo grandi. Non è vero, il tempo passa davvero così veloce. Infatti, guarda come siamo già grandi io e Noah. Guardate che cosa ho appena trovato. Che forza! Oh, dei costumi! Proviamoli! Grande ottima idea! Quando crescerò potrei essere uno scienziato paleontologo che cerca le ossa dei dinosauri. Quando crescerò potrei essere un dottore per i bimbi e i bebè. Per farli stare bene non sarebbe male. Forse sarò un ballerino volteggiando su un palco carino. Forse sarò una scrittrice. Forse questo sì mi si addice. Quando crescerò. Quando crescerò. Quando crescerò potrei fare il poliziotto, andare a cavallo e il crimine sarà uno spasso. Quando crescerò potrei fare il pompiere che spegne il fuoco, salva la gente dalle fiamme. Forse sarò un pilota, così potrò volare ovunque. Forse sarò un astronauta in cerca di vita nello spazio. Quando crescerò. Quando crescerò. Ehi, che ne dite se da grande facessi il supereroe? Ma tu sei già un supereroe. Quando crescerò potrei far l'insegnante, insegnare a leggere e fare i conti con la mente. Quando crescerò sarò una giocatrice di baseball o una skater, o magari giocare a basketball. Forse sarò un'attrice nei film, in teatro o in TV. Forse sarò crescerò. Quando crescerò. È stato divertente. Buggy, hai per caso preso la mela di Aghi? No. La mia mela è sparita! Non sono stato io! Beh, Buggy, cos'è questa? Penso sia il momento giusto per raccontarti una storia, Buggy. C'era un bambino che faceva il pastore, ma era un gran socchino, era proprio un burlone. Un bel giorno decise di fare una follia, penso fosse divertente dire una bugia. Il bimbo urlò: "Il lupo è appena arrivato, correte tutti quanti, aiuto, aiuto, aiuto!" Sulla collina arrivò un contadino,
contadino per scacciare il lupo e salvare il bambino. Ma nessun lupo era là. Era solo un gioco, che male fa? Il contadino disse: ascolta bambino, non farmi più uno scherzo così. Ok, promesso. Il giorno dopo, così per gioco, il bambino urlò: al lupo! Di nuovo. E sulla collina arrivò il contadino per scacciare il lupo e salvare il bambino. Ma nessun lupo era là. Era solo un gioco, che male fa? Il contadino disse: ascolta bambino, non farmi più uno scherzo così. Ok, promesso. Il giorno stesso, alle 2:15, un grande lupo arrivò nel campo. Di soppiatto lui si avvicinò e il povero bambino lui spaventò. Il bambino urlò: al lupo, è appena arrivato, correte tutti quanti, aiuto, aiuto, aiuto! Al lupo, non è uno scherzo, venite tutti! E chi lo prese sul serio? Bambino tutto spaventato rimase lì senza un solo capo. Il ragazzino era molto giù, di fare il cattivo non ne poteva più. Aveva capito di non scherzar più. Non dirò le bugie mai più. La cosa più importante, sai, è quella di non mentire mai. Quanto tengo a te, non ti scordar di me.
saremo felici. I vasetti si possono cambiare, ma come te nessuno c'è. Quanto tengo a te, non ti scordar di me. Ogni dì ti amo sempre più, di più. Sotto le coperte, chiudete gli occhietti e vi leggerò la storia di Cappuccetto Rosso. Evviva! Cappuccetto Rosso uscì un bel giorno. Stava andando a casa della nonna. Prese un sentiero nella foresta per arrivare dalla nonna più in fretta. Arriva un lupo cattivo. Alzò il cappello e disse: come va? Lei disse: mia mammina è un po' giù, le porto dei biscotti per tirarla su. Cappuccetto Rosso disse: devo scappare. La nonna mi aspetta per pranzare. Lei disse: ciao ciao. E ripartì, ma il lupo cattivo la seguì. Il lupo arrivò a casa della nonna. La povera entra nell'armadio, le disse il lupo, poi indossò i suoi vestiti, saltò nel letto. Poi il Cappuccetto Rosso arrivò. Nonnina, ho fatto più in fretta che ho potuto. Il lupo disse: cara, vieni più vicino. Ma lei sentiva che qualcosa non andava. Nonna, che orecchie grandi che hai. Nonna, che occhi grandi che hai. Nonna, che denti grandi che hai. E il lupo disse: per mangiarti meglio. Aiuto! Gridò Cappuccetto Rosso. E presto arrivò un cacciatore. Il cacciatore prese il lupo e lo chiuse in un sacco, e nessuno lo vide più intorno. Siamo al sicuro, nonna!
bambina. Ah ah, ah. E aiutò la nonna a tornare nel letto. Ah ah, ah. Mangiarono i biscotti e lei era felice. È così che la storia finisce. Ah ah, ah ah, ah. Che sapore vuoi, che sapore vuoi? Lo sai già che sapore vuoi. È così difficile scegliere. Penso che lo prenderò alla vaniglia. Le palline? Anzi sì, lo prendo alla vaniglia perché è il più buono e il più dolce. E cosa posso far per te? Certo che sì! E zuccherini! Certo! E caramelle! Ok! E noccioline! Sì! E dolce di cioccolato! Oh oh! Puoi guarnirlo con lo sciroppo! Ecco qui! Non farlo cadere! Lo conosci l'uomo del gelato? L'uomo del gelato? Guarda, c'è uno stegosauro con placche sul suo dorso. Fantastico! Il suo cervello è piccolo, piccolo, piccolo. Il suo cervello è piccolo, ma pesa quanto un corpo. Su c'è un diplodocoli, questi sono altissimi. Ha un lungo collo, una lunga coda. Collo e coda, collo e coda. Ha un lungo collo, una lunga coda. Fa attenzione al suo starnuto. Acciù! Ecco un pterodattilo, un grande pterodattilo. Ecco un grande pterodattilo, può volare tanto in alto. Becco a punta e tanti denti sai, 100.000 denti avrà. Becco a punta e tanti denti sai, per fare un grande assalto. Ah! Ora è tempo di scappare, di scappare.
C'era una volta un ragazzino che si chiamava Jack. Viveva con la mamma e non aveva granché. Jack chiese alla mamma: siamo poveri, perché? Un gigante è arrivato e ha preso tutto quel che c'è. Ha rubato tutto, ahimè, ahimè. Ha rubato tutto, ahimè. Jack, dobbiamo vendere la mucca. Forza, vai al mercato e metticela tutta. Quindi Jack prese la mucca e si incamminò. Ma giunto sulla strada un uomo incontrò. Questa mucca non è male, l'uomo disse a Jack. Questa mucca non è male, disse. Ti compro la mucca con fagioli magici. Vedrai che belli e da usar son facili. Oh, ci sto. E a casa tornò. Ma mamma era arrabbiata e delusa e urlò. Fuori dalla finestra li gettò, gettò. Dalla finestra li gettò. Non appena i fagioli toccarono terra, accadde una cosa un po' strana ma bella. Un grosso tronco verde crebbe sottovoce, su fino alle nuvole, veloce, veloce. Così lassù Jack si arrampicò, così lassù si arrampicò. Tra le nuvole, su nel cielo, Jack arrivò così in alto davvero. Vide un portone e accanto era messo un segnale con scritto: nessun bimbo è ammesso. Ma Jack c'entrò lo stesso, lo stesso. Ma Jack c'entrò lo stesso. E fu così che si trovò in un castello. Jack si guardò intorno e tutto era così bello. Andava curiosando fino a quando sentì un rumore spaventoso provenire da lì. Un passo gigantesco, boom, boom, boom. Un passo gigantesco, boom. Ucci, ucci, ucci. Sento odor di Cristianucci. Il gigante cattivo si arrabbiò e fuori dalla stanza Jack presto scappò. Com'era venuto se ne andò, se ne andò. Com'era venuto se ne andò. Il gigante poi lo inseguì. Dappertutto era sempre lì. Ma poi per fortuna hip hip hurra! Ecco Gigi e Noah, sì, eccoli là! Il gigante congelarono come una roccia. Congelato come una roccia. Jack corse via, svelto svelto, finché trovò un curioso sacchetto. Dentro c'era l'oro della mamma e già proprio quello che il gigante rubò anni fa. Giù dal tronco Jack saltò, saltò. Giù dal tronco Jack saltò. Prese un'ascia e cominciò. Chop chop chop, il tronco crollò. Mamma, siamo ricchi! Felice gridò e diede alla mamma il sacchetto d'oro. E vissero per sempre contenti e felici. Vissero contenti e felici. E il grande Billy. Le tre caprette, il cannabino e le altre caprette. Mangiavano tanta erba finché non ce n'era più. E tutte le foglie ormai erano finite. Erano golose queste caprette. Erano golose queste caprette. Ma oltre il fiume, al di là del ponte, un'altra collina verde. Fresca e nutriente per le tre caprette. Un terbetto verde per le caprette. Billy il piccino corse giù al fiume saltando verso il ponte. Era tutto felice, ma questo finisce quando vede un grosso troll che disse: stop! Il grosso troll gli disse stop. Chi sei mai tu? Chiese il troll. Io
Io sono Billy, quello piccino. Che bello spuntino, uno stuzzichino. Chi salverà Billy il piccino? Chi salverà Billy il piccino? Oh, per favore, troll, non mangiarmi. Io sono troppo piccolo per te e tu hai molta fame. Billy il mezzano arriverà fra poco. Lui è molto più grosso e gustoso di me. Va bene, puoi andare. Aspetterò Billy il mezzano. Billy il mezzano corse giù al fiume saltando verso il ponte. Non era felice anche se non lo dice, quando vide un grosso troll che disse: stop! Il grosso troll gli disse stop. Chi sei mai tu? Chiese il troll. Io sono Billy, quello mezzano. Sono affamato ed è ora di pranzo. Chi salverà Billy il mezzano? Chi salverà Billy il mezzano? Per favore, signor troll, non sono abbastanza grande per te e tu hai molta fame. Presto arriverà il grande Billy, che è molto più grande e gustoso di me. Va bene, puoi andare. Aspetterò il grande Billy. Il grande Billy corse giù il fiume saltando verso il ponte. Non era felice anche se non lo dice, quando vide un grosso troll che disse: stop! Il grosso troll gli disse stop. Chi sei mai tu? Chiese il troll. Io sono Billy, quello grande. Sono affamato ed è ora di pranzo. Chi salverà il grande Billy? Chi salverà il grande Billy? Il grande Billy, armato di corna, attaccò il grosso troll e senza paura lo caricò ancora, lanciandolo sulla collina. Il grosso troll così se ne andò e vissero sempre felici e contenti lassù sulla collina. Billy il piccino, Billy il mezzano e il grande Billy, le tre caprette. Cos'è questo? È una tartaruga, Huggy. E cos'è una tartaruga? È un animale con un guscio molto grande. E cos'è una lepre? Beh, è una specie di coniglio. E perché non lo chiamano semplicemente coniglio, allora? Questa è una bella domanda. Possiamo iniziare la storia ora? Va bene. Un giorno, la lepre stava prendendo in giro il suo amico tartaruga. E questa non è una cosa molto carina. La lepre sapeva di poter correre molto veloce, ma la povera tartaruga invece era molto molto lenta. Deve essere triste essere lenti, così tanto tanto lenti. La tartaruga strinse i denti il giorno della grande gara. Facciamo una gara, disse lui. Sei troppo lento, non mi batterai. Sì che posso. Non puoi. Adesso vedrai. Il giorno della grande gara. Disse via, la lepre partì, in un batter d'occhio non si vide più. La tartaruga era incollata lì, il giorno della grande gara. La lepre rise. Hai hai hai, vecchia tartaruga, sei lenta sai. Non mi batterai, mai mai mai, il giorno della grande gara. Ma nulla la fermò. Sono così tanto avanti che mi faccio un pisolino, disse lei, sdraiandosi verso le sei, il giorno della grande gara. Cinque minuti, non di più. E in un baleno si addormentò e a rossare incominciò, il giorno della grande gara. La tartaruga continuò canticchiando una canzone. Era lenta ma non si fermò, il giorno della grande gara. Non mi arrenderò,
no, no, no. La motivazione non gli mancò. Voglio vincere, non mollerò. Il giorno della grande gara, anche quando la collina era in salita, decise di non far la pigra. Mentre la lepre beata dormiva, il giorno della grande gara. E alla fine superò la lepre, che dormiva come sempre. Ecco il traguardo, da qui si vede il giorno della grande gara. E la folla impazzita urlava mentre lentamente si avvicinava. Svegliatasi la lepre disse: su via! Il giorno della grande gara. La lepre presto prese atto. Oh mio Dio, che cosa ho fatto! Evviva! E tagliò il traguardo, il giorno della grande gara. La morale è molto chiara, veloce o lento che tu sia, se non ti arrendi vincerai il giorno della grande gara. Il giorno della grande gara. Hai visto il mio orsetto? Non riesco a trovarlo. Dove l'hai visto l'ultima volta? Sono sicuro che lo troverai. Chi ha preso il mio orsetto? Chi ha preso il mio orsetto? Forse è qui dentro al cassetto. Lo sto cercando dappertutto, però lui non c'è. Hai cercato nella nostra camera? Oh, forse è nel bagno? Forse è sotto il lavello? Pensaci un po' su. No, qui non c'è. Lo troverai, amore, non preoccuparti. Chi ha preso il mio orsetto? Chi ha preso il mio orsetto? Lo sto cercando dappertutto. Lo sto cercando qua e là, però lui non c'è. Hai cercato accanto alla TV. Ieri guardavamo un film. Sotto il divano o lassù? È per caso questo qui? No, il mio è marrone. Oh, continua a cercare, tesoro. So che lo troverai. Chi ha preso il mio orsetto? Chi ha preso il mio orsetto? Lo sto cercando dappertutto. Lo hai preso tu. Io non lo trovo più. Non l'ho preso io il tuo orsetto, ne ho già tanti miei. Ma puoi cercare nella mia stanza se vuoi controllare. Ops, non è qui. Te l'avevo detto. Chi ha preso il mio orsetto? Chi ha preso il mio orsetto? Lo sto cercando dappertutto. Lo hai nascosto tu. Io non lo trovo più. No, non ho nascosto il tuo orsetto. Stavo giocando qui. Guarda proprio sotto le scale o accanto al letto. Oh! Ho trovato il mio orsetto, ho trovato il mio orsetto. Era proprio sul mio letto, sotto il mio cuscino. Chi lo avrebbe detto? Ops! Hai trovato il tuo orsetto, hai trovato il tuo orsetto. Evviva! Hai visto, lo hai trovato. Ora puoi giocare. Hai visto? Bravissimo, oh, sì! Amore! Ben fatto!